diventa dinamica e come questo avvenuto i rischi reali con il sistema effettivamente che probabilmente prescinde dal discorso sul futuro sull'acqua. Mi pongo però una questione banale, cioè nel senso che io da qui a un mese ci sarà questa cosa. Come faccio a dare l'immediatezza e l'urgenza anche di questa problematica in un sistema anche di comunicazione che spesso si muove su categorie banali? Cioè, mi piacerebbe avere qualche spunto proprio pratico, semplice e tecnico per poter convincere in qualche modo una persona a essere presente non solo a votare, ma a spiegare proprio il motivo profondo per cui questo problema sta avvenendo. In qualche modo ci mette a rischio. Quindi io proporrei questa domanda, cioè come fare proprio nel modo più immediato, diretto possibile, a far capire, diciamo, già tutta la dinamica legislativa più interessante, che però è una comunicazione spesso poco efficace, e come è possibile, insomma, convincere e spingere la gente a fare questo. Io farei questa prima domanda. E proverei ad adottare questo sistema, se vogliamo fare. Se facciamo un gruppo di 2 o 3 domande e poi così si risponde insieme. Comunque proporrei domande possibilmente sempre brevi per dare la possibilità appunto di farne parecchie e quindi magari di aprire più questioni. Ecco, quindi avevo un'altra. Qualche giorno fa su un giornale abbastanza favorevole al referendum ha lasciato filtrare la notizia che secondo l'Unione Europea la privatizzazione dell'acqua potrebbe quasi andare bene a patto che ci sia un'authority forte. Che cosa vuol dire? Grazie. C'è un'altra domanda? Purtroppo non arrivo con il microfono. Spero di saperla rispondere con chiarezza, perché lei ha detto tante di quelle cose interessantissime per me nuove. Allora, volevo dire, secondo me, affinché ciascuno di noi si impegni per portare 40 persone a votare al referendum, ciascuno di noi deve essere meglio informato, cioè di approfondire le cose che lei ci ha spiegato. Io propongo che venga redatto un foglietto nel quale le cose essenziali che lei ha detto siano esposte con chiarezza e semplicità, in modo che ciascuno di noi, se parteciperà dei dibattiti oppure addirittura creerà un piccolo gruppo di dibattito, sappia rispondere alle certe, sicure obiezioni che verrebbero avanzate. Per esempio, in questo foglietto io ci metterei le ultime notizie che ci ha dato, che ho notato, il fatto che siete riusciti a far modificare il codice civile e a far introdurre la nozione di bene comune. Abbiamo provato. Comunque il fatto che c'è anche l'ultima sentenza della Cassazione che riprende queste idee, cioè queste cose essenziali. Poi mi piacerebbe che questo piccolo volantino si alludesse anche a quello che accade già in altre parti del mondo, perché la settimana scorsa un vescovo cileno della Patagonia cilena, al comune, alla sala consigliare, ci ha informato che lì in Cile, specialmente nella Patagonia cilena, lei aveva comprato il 96% dell'acqua e ci ha dato un avvertimento: state attenti perché quello che è accaduto là pian piano accadrà anche qui. Cioè, non è che bisogna fare il terrorismo, ma informare la gente che corriamo questo rischio che l'acqua ci venga sottratta un po' alla volta. Ecco. Grazie. C'è questa prima serie. Ma io userei la stessa tecnica comunicativa per raggiungere il risultato di 400.000 firme, quello che abbiamo utilizzato. Voi cosa dicevate quando raccoglievate le firme? E la tecnica deve essere la stessa, questo è successo, secondo me non si continuare a dire che se cosa accada, che siete privati di un bene che vi appartiene, che questo bene viene utilizzato per fare profitti, che i profitti non ricadono più nel territorio, che viceversa, invece per esempio un esempio si può fare, l'ultimo dato che viene proprio da Eau de Paris, che praticamente c'è stato da quando è tornata, diciamo, la
gestione pubblica, c'è stato un calo delle tariffe delle bollette notevolissimo, e gli utili sono stati utilizzati per il welfare municipale, sono stati utilizzati per altre funzioni che prima non potevano essere. Questo direi, insomma, continuerei a dire che nel decennio precedente, quando sono partite le forme miste, c'è stato un aumento fortissimo delle bollette, c'è stato un calo degli investimenti. Utilizzerei la stessa formula vincente che avete già utilizzato per la campagna molto semplice, nella quale avete praticamente convinto quasi tutti, insomma, quando nei banchetti andavate, insomma, è stata una formula vincente, chiara, semplice, e così il vademecum dicerei effettivamente di utilizzare sempre una forma di comunicazione molto semplice, molto chiara. Tra l'altro ci sta, esiste già tutto l'artista, c'è già sul sito www.referendumacqua.it c'è il kit dell'attivista anche con le slide, dove uno si può documentare e diventare anche lui stesso un oratore, insomma, quindi si può scaricare quella sangue e andare meglio l'indirizzo. Sì. Poi l'autority forte, una cosa che viene ripetuta da anni, il concetto di autority forte, cioè semplicemente una cosa per depistare, no? Non c'entra nulla, poi 15 giorni prima francamente è vergognoso, insomma, che uno mette a fare una proposta del genere, 20 giorni prima. L'autority anche l'altro è un authority, non è funzionato, anche il Covid è un authority. In realtà questo è il problema, gli economisti dicono che qui si tratta di beni, infrastrutture cosiddette a sottotraccia. Perché il discorso del controllo da un soggetto esterno è quasi impossibile, cioè il controllo fa stesso il proprietario, cioè la differenza qua, la dicotomia tra autorità di regolazione e proprietà per beni così delicati come sono le infrastrutture del settore idrico, fa sì che solamente il proprietario, cioè colui il quale investe, che non solo investe ma che è il proprietario del bene stesso, è in grado in qualche misura di controllare e comunque a fatica, qui sono dei beni nascosti. Qual è la funzione dell'autorità di garanzia, di controllo? Diciamo? È quella di verificare sostanzialmente, a parte il piano tariffario, quello di verificare gli investimenti, se sono fatti o non sono fatti in relazione ai contratti di servizio. Ora, se questo dovesse essere fatto, diciamo, in maniera ottimale, questo comporterebbe dei costi enormi, perché i controlli costano molto. Quindi l'unica possibilità è quella di esercitare controlli da parte del comune stesso, attraverso, io perciò quello che dicevo, attraverso un governo pubblico partecipato, cioè anche i cittadini devono essere messi in condizione, concetto non controllare, diciamo andare lì a controllare, di verificare per esempio che i contratti di servizio sono rispettati, di verificare. Ecco, quindi questa introduzione dell'autore, in realtà io la ritrovo, anche l'anno scorso fu fatta questa proposta da parte di Bersani, se vi ricordate la legge della raccolta di milioni di firme. L'idea di un authority, fu anche fatto una conferenza stampa, in realtà questa è solamente strumentale per sviare l'attenzione dopo quell'altro tentativo che stanno cercando di portare in porto per bloccare il referendum sul nucleare, perché mentre sul nucleare sono partiti prima e il decreto legge verrà anche convertito, probabilmente l'ha convertito quello del 18, il 19, insomma, tra poco, prossima settimana, poi chiaramente dovrà decidere l'ufficio. Lei va fuori a parlare, si può parlare. Ma dovrà decidere appunto l'ufficio centrale della Corte di Cassazione, però io credo che, se mi consentite questa divagazione sul nucleare, credo che il testo, il decreto legge, poi convertito in legge, non sia un testo che riproduca la volontà del comitato promotore del referendum. Appunto c'è una sentenza scritta da Paladin nel 78, nel 1968 o 69-78 della Corte Costituzionale, che appunto dice che è chiaro che il potere legislativo del Parlamento può essere esercitato fino al giorno prima del referendum, ovviamente, perché ai sensi dell'articolo 70 il potere della Costituzione può essere esercitato fino al giorno prima del referendum, ma bloccherebbe, diciamo, il referendum solamente se riproducesse, vuol dire, ecco, la volontà del comitato promotore. Siccome la volontà del comitato promotore in termini nucleare è molto chiara, è molto netta, cioè non bloccare
abrogare, diciamo, quella legge del 2009 che ha voluto reintrodurre dopo il referendum abrogativo del 1987 il nucleare in Italia. E quindi è una volontà antinucleare chiara, netta, mentre a me sembra, da una lettura attenta, diciamo, del decreto legge che sarà convertito in legge, mi sembra che la volontà sia la volontà di spostare nel tempo l'introduzione nucleare. Mi sembra che abbia più 12 mesi, mi sembra che abbia più un carattere sospensivo e quindi un po' furbesco, diciamo, e non riproduca invece, diciamo, la volontà del Comitato Comunale. Ora ovviamente aspettiamo quello che dirà l'Ufficio Centrale della Corte Suprema di Cassazione. Pensa che si esprimerà la Corte Costituzionale? Ma questa non è la Corte Costituzionale. No, è la Cassazione. Questo dobbiamo chiedere più a lui, se non chiamiamo. Se vuoi intervenire. Non posso anticipare, anche perché sono coinvolto direttamente in questa questione, però il principio è chiaro: se non viene, se la nuova normativa che viene approvata prima del referendum non si sostituisce definitivamente, in modo definitivo, al regime anteriore, dando una risposta quindi alla volontà dei promotori del referendum, mi pare che prevedibilmente la risposta dovrebbe essere quella di confermare il referendum, però questo molto molto in teoria, ovviamente. Approfitto per una domanda, c'è una domanda, una testimonianza, che volevo sapere la tua opinione. Cioè, quello che sta avvenendo adesso da tempo è che abbiamo un legislatore sciatto quando interviene o assolutamente in malafede, dall'uno e dall'altro lato, tant'è che tu hai detto giustamente che sulla vicenda delle privatizzazioni sia il precedente governo Prodi che l'attuale si sono mossi sulla stessa direzione. Ma abbiamo al tempo stesso una giurisprudenza, come questa sentenza che è stata citata ora sulla laguna di Venezia, che praticamente ha detto che ciò che rileva ai fini della natura pubblico-privata di un bene è la destinazione effettiva, al di là del nome di Uris, no? La qualificazione giuridica, quello che conta la destinazione, quello che conta la funzione sociale della proprietà, altro principio introdotto nella Costituzione. Quindi noi abbiamo una giurisdizione che prende i principi non solo della Costituzione, ma del diritto comunitario, della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo sui diritti fondamentali e supera le previsioni normative, quindi va molto in avanti, ma al tempo stesso anche con difficoltà poi di effettività, laddove abbiamo un legislatore che spesso interviene per rispondere all'interpretazione che dà la giurisprudenza. Allora la domanda che ti faccio: se, facendo tutti gli scongiuri del caso, questo referendum non dovesse andare, quali scenari vedi, quindi in contrasto con la normativa comunitaria, ad esempio, questo mi interessa, sì. E in concreto, mi pare, se puoi spiegare secondo te quali possono essere le ulteriori vie giudiziarie, in quel caso, a mio parere, che possono continuare su questa prospettiva. Sì. Devo fare un'altra domanda e poi... Sì, Tutti. Premesso che sono d'accordo dell'atto che viene fondamentale, però prendo atto di alcune questioni. Mi ricordo dei dati di una ventina di anni fa, quando ci avevano detto che a Pescara per 200 litri d'acqua utilizzati per capita al giorno ne arrivavano 800, cioè ne partivano 800, quindi non stavamo parlando di 30-40% di perdite, ma di 300-400% di perdite. Poi sappiamo che se la gestione privatistica crea benefici economici ad alcuni, la gestione pubblica, almeno per noi, ma in buona parte d'Italia, crea invece una forte gestione diciamo di potere in un'altra maniera. Quindi, ripeto, premesso che
l'acqua va tutelata come bene collettivo. Qual è l'alternativa vera rispetto a questi due sistemi che uno l'ha già dimostrato non funziona, l'altro se non l'ha dimostrato da noi non l'ha dimostrato fuori dall'Italia. Quindi la vera alternativa di partecipazione alla gestione di questo bene collettivo. Altro? La domanda che poi tu è molto molto complessa, cioè quali potrebbero essere gli scenari? Io credo che in fase applicativa del Ronchi si potrebbe tentare la via dell'eccezione di costituzionalità. Però sai che in Italia appunto, non è facile, non c'è l'accesso diretto, non si può stare attraverso il giudice, però certo questa è una strada che si potrebbe tentare. Io cercavo in questi periodi di non ragionare su questa strada, quindi in maniera scaramantica, però effettivamente questa è l'altra, quella della disapplicazione, la parte diretta da parte del giudice. E se il giudice ritiene che sia effettivamente, però la disapplicazione sappiamo che ha un effetto inter partes, ex nunc, quindi diciamo che è meno forte, diciamo, dell'annullamento della Corte Costituzionale, però sicuramente si potrebbe richiedere la disapplicazione dei contratti di servizio, degli atti di affidamento, perché appunto in contrasto con la disciplina comunitaria, quindi ribaltare, secondo quello che dicevo prima, e chiedere ai giudici competenti di disapplicare i Ronchi. Certo si creerebbe un contenzioso e una situazione di incertezza incredibile a livello gestionale del paese. Ci sarebbero alcuni giudici forse che disapplicherebbero, altri non disapplicherebbero. Quindi tentativo di corte lo farei, ho detto all'inizio, anzi forse non l'ha fatto, però è stato scelto ovviamente questa strada partecipare. Credo questo, non vedo altro, non so se tu hai altri idee in mente che pensi ci possono essere. Io credo che queste fossero se non vengono. Queste due. Poi l'altra. Ripartire, ma col Parlamento che c'è poco a fare, altrimenti l'altra strada sarebbe quel merito di far ripartire il disegno di legge di iniziativa popolare, però insomma la vedo dura quella. No, prima la sua domanda, in realtà lo sfascio è venuto con il sistema privatistico, c'è stato un aumento del 70% delle bollette, c'è stata una riduzione degli investimenti, quindi il vero sfascio è venuto con la. Con questo intreccio pubblico-privato, mentre invece il sistema pubblico prima che degenerasse, l'ho detto prima durante la relazione stasera, invece io credo che l'Italia abbia svolto un ruolo importante fino a un certo punto, pensiamo insomma ai servizi pubblici locali, l'acqua dove l'hanno portata, insomma hanno contribuito sicuramente alla questione, finché sono riusciti a lavorare appunto in maniera separata dai partiti politici, invece a un certo punto era un ragazzino a Napoli, si diceva insomma, che l'acquedotto era in mano a quel partito, quell'altro, ma questo non c'entra niente col pubblico, cioè questo è il problema. Che noi siamo ormai abituati a ragionare e ci rapportiamo a qualcosa che non ha niente a che vedere col pubblico. E ci rapportiamo a ragionare con qualcosa che è occupato e che è un intreccio di interessi pubblico-privato e che è formalmente il pubblico, ma non è quello il pubblico. Quindi quello dobbiamo lavorare è un pubblico serio. Che sia in grado di resistere, diciamo così, alle ingerenze dei partiti politici e alle ingerenze affaristi, e perciò credo che la presenza a questo punto, in particolare dell'acqua e non solo, dei cittadini possa rappresentare un ulteriore elemento di garanzia. Cioè il modello che stiamo proponendo, diciamo, come alternativa a un pubblico tout court e a un sistema privatistico affaristico, un governo pubblico partecipato, un governo partecipato, un governo della gestione partecipata. Ora sa, quello che le diceva la premessa, e so bene che l'acqua comunque è un bene pubblico, un bene comune, ma la cosa importante è la gestione. Tant'è che appunto io sto anche facendo alcune provocazioni alcune volte rispetto ad alcuni amministratori che mi dicono, vabbè professore, ma l'acqua comunque rimane pubblica, la gestione, io dico facciamo il contrario. Ha detto, voi diventate il proprietario, diventate i privati, la gestione è pubblica. Perché la cosa importante è la gestione, altrimenti ci continuiamo a prendere in giro, insomma. È evidente che l'acqua è un bene comune e
una provocazione, però ciò che proprio rileva è la proprietà sostanziale, cioè chi gestisce, che fa il piano tariffario, il piano finanziario, il piano degli investimenti, insomma alla fine c'è una tale asimmetria, diciamo, tra proprietario formale e proprietario sostanziale, che tra proprietario formale e gestore, che il proprietario sostanziale è colui il quale gestisce. Sull'acqua credo che hanno difficoltà a bypassare il referendum, perché praticamente l'unica proposta è l'autorità. No, però ce la fanno coi tempi per convertire il decreto legge, grazie a Dio. No, però mentre sul nucleare loro hanno copiato alla lettera tutta la domanda referendaria, esatto. Anche se poi c'è qualche esattamente. L'acqua non riescono a bypassare. Ti chiederei un pochino un quadro delle posizioni dei partiti, in particolare del PD. Questore. E anche l'UDC, non so la posizione dell'UDC, per capire un pochino le forze. No, il PD, basta guardare l'organo ufficiale del PD, la Repubblica. Se tu compri la Repubblica, l'organo ufficiale del PD, ti rendi conto qual è la sua posizione. È strana, perché fino a due mesi fa c'erano articoli di Giannini, vice direttore della Repubblica, che sparava zero contro i referendum, diceva solo in Corea, insomma, c'era delle cose strane, collegamenti, cioè avviene qui. Ora, da 10 giorni a questa parte, Repubblica sostiene il referendum. Io non credo che siano diventati, diciamo, che siano convertiti e che abbiano ancora il bene comune là. Credo che là sia stata fatta una scelta politica. Giannini non scrive più, scrivono altri, e sia stata fatta una scelta politica, credo, quella di, che hanno capito che ci sono tre momenti importanti che tra il 15, il 16 maggio e il 12, il 13 giugno, che potrebbero, quindi le due elezioni amministrative più importanti, Napoli e Milano, e il referendum 12, che hanno una valenza politica, al di là dell'acqua, il bene comune, delle cose, non mi sembra che si siano convertiti nella via di Damasco. E, però hanno capito che può avere un valore politico forte. Quindi il PD ha cambiato atteggiamento su questo. Formalmente ha detto sì, solo al primo quesito. Ha detto sì, sono più acquisito. Sì, così mi risulta la novità. Sì, ti risulta? Sì. No, tu dici, si faceva riserva di pronunciarsi un secondo, sembrava che non hai notato. Beh, perché loro no, evidentemente no, non lo dico, ma evidentemente attraverso il secondo loro tentano di recuperare le società di cui, diciamo, i modelli di gestione di cui l'articolo 113. Che in realtà appunto non sono oggetto del quesito referendario. Quello dicevo prima, no? Che la coesistenza del primo e del terzo insieme fanno sì che, diciamo, neutralizzerebbero poi i modelli di gestione del vecchio 113. Invece se fosse abrogato, diciamo così, solo il primo e non quello sulla remunerazione del capitale investito, è chiaro che la persistenza della norma della remunerazione del capitale investito farebbe rivivere i tre modelli di gestione introdotti dal testo unico, che poi era un testo unico voluto dal centro-sinistra, quello del testo unico degli enti locali, insomma, sì. Quelli sono modelli che, insomma, ci stanno in Emilia, che stanno in Toscana, sono le regioni governate storicamente, diciamo, dal centro-sinistra. Ma fa parte di quella cultura che dicevamo prima, insomma, che appunto a partire dagli anni 90. Però non sapevo di questa posizione. Poi dicevi la posizione di chi altro? Cioè, l'UDC, anche il PDL formalmente, cosa ha detto? Come partito si sono pronunciati, l'UDC non ho mai sentito niente. No, su questo dico una cosa, cioè nessun partito ha fatto richieste di spazi propaganda in diretta e diretta per il referendum. Cioè la cosa caldia, diciamo, del Italia dei Valori, Forza Sinistra, Sinistra, ma il punto è che non ne parlano, cioè non lo vogliono dire. Quindi io credo che importante sarebbe stanarli, cioè fare un'azione di, cioè, chiedere all'amministratore, al Consiglio Comunale di Pescara di esprimersi su questa cosa. Quindi il lavoro che dovremmo fare in questi giorni è anche chiedere, come dire, alla politica, alla rappresentanza, al di là di quelli che già sono schierati, che sono nel comitato, che ho detto prima, ma a tutti quei partiti che non hanno raccolto le firme, non parte, e poi sono i partiti che stanno dentro al Parlamento, di esprimersi. Cioè questa è una cosa, perché in questo modo li mettiamo in contraddizione, e magari il Comune di Chieti ha votato sì al referendum, come il centrodestra, che è una città, diciamo, profondamente di destra, sì. Però è passato un ordine del giorno per dichiarare il comune per il sì all'acqua, il che vuol dire che, come dire,
una serie di astensioni incrociate per dirvi loro, però questo crea come una contraddizione, fa capire la trasversalità dei privatizzatori, però in questo caso ce la possiamo rigiocare rispetto alla ripubblicizzazione, quindi è importantissimo questo tipo di azione. Poi è molto più importante che ognuno di noi convinca veramente il vicino a andare a votare, no? Perché il punto è il quorum. Io credo che dovremmo dire, cioè, veramente vai a votare, cioè non è tanto da spiegare le ragioni del sì e del no, cioè dobbiamo dire, su un argomento puoi decidere tu, quando ti capita, cioè noi subiamo, quindi secondo me anche al di là del convincere, se vogliamo proprio semplificare, nel dire perché sì o perché no, cioè vai a votare, decidi tu, cioè la democrazia è tua, sei tu il cioè, sei tu, cioè non è che su questo argomento decidi tu. Cioè, questo è quello che stiamo parlando. Sì, sì, anche perché poi se vai a vedere le campagne amministrative adesso, a Napoli sembrano tutti a difesa dell'acqua pubblica adesso. Tutti sono diventati la posizione PDL, tutti a difesa del bene comune, acqua. Allora un minimo capire anche la tracciabilità, i percorsi, la credibilità delle persone, quando l'hanno dette, quando hanno detto alcune cose, perché altrimenti adesso sono tutti paradigmi dell'acqua bene comune, tutti contro le privatizzazioni. Dice, cioè, non lo so se è anche l'opportunismo, insomma. No, sì, se avessero sentito che la gente è a favore dell'altra parte, si sarebbero spiegati dall'altra parte. Ah beh sì, 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 però non ci fanno sapere che c'è referendum, questo è il problema. Sì, sì. Comunque a Chieti il comune e il PDL al comune di Chieti ha votato contro, eh. Cioè il PDL si oppone al referendum, questo è una cosa evidente. Sì, però è passato il consiglio, questo è... Però intanto viene far venire fuori la posizione, no? Poi si vota e quindi tu devi esprimere. Invece così sembra che non c'è, no? C'è una sorta di assenza, no? Quindi uno non si esprime. Invece dice... per il PD c'era il responsabile del circolo, il PD Pescaracole, che stava fuori con i volantini del referendum in mano. Fuori, poi qua fuori, appena prima. Li ho dati io. Però intanto li ha presi. Meno male, però quindi, insomma. Non erano più con i volantini, io non li ho mai visti a volantinare, scusate. E comunque pure il capogruppo del PD al consiglio al circoscrizionale Pagnanelli ha messo su Facebook un sacco di post votate tutti sì al referendum, quindi cioè. Vabbè, io penso che comunque vista l'ora siamo sicuramente la problematica interessante. Allora io vi ringrazio la presenza, ringrazio moltissimo il professore. Grazie ancora.